Benvenuti ragazzi e bentornati in questa nuova puntata di First Look. Quest'oggi andiamo a vedere il soft time dello sviluppatore o della casa di sviluppo MathThink. Ma prima di iniziare a vedere questo gioco, vi invito, se non l'avete fatto, a lasciare un bel like, a seguirmi qui su YouTube e perché no anche sul nostro canale Twitch, La Tana dei Nerd, sul sito ufficiale www.latanadeinerd.com, sulla pagina Facebook La Tana dei Nerd e se volete anche dare un'occhiata al nostro shop col merchandise ufficiale di La Tana dei Nerd. Trovate il link nella descrizione del video. Detto questo, direi di andare a dare subito un'occhiata a questo Heroes of Time, che come vedete ha un formato 4 terzi, fatto in pixel art, chiamiamola pixel art. Questo dovrebbe essere quasi sicuramente un o RPG Maker o Easy RPG, quindi due programmi che servono proprio per lo sviluppo di questi giochi in vecchio stile grafico pixel art. Ok, intanto il professore Matto ha trovato qualcosa che serve per viaggiare nel tempo, un liquido. Lo guarderesti se non fosse l'adolescente che ha creato la sostanza del tempo, Enzo Lufter. Che nome di merda. Forza ragazza, ah, è colpa mia quindi. Stavo uscendo, che coincidenza, pure noi. Ora obbedimi, obbedimi, obbedimi. No, obbediscimi, obbedimi. Ok, va benissimo, cioè sei convincente se dici obbedimi. Possiamo metterci d'accordo, quindi liberare il ragazzo, quindi libera il ragazzo. Fox, occupati di questi poliziotti, così possiamo continuare il nostro cammino verso il laboratorio. Diciamo che è un titolo indipendente, MathThink sviluppa per lo più giochi indipendenti, tutti piuttosto simili, pubblicati su Steam, a veramente pochi euro. Questo esempio costa 3 euro, quindi non andiamo di. Esci da qui moccioso. Dove ti hai infilato? Sono vivo. Prendevano parte della sostanza segreta che mi ci sono voluti anni per creare. Se solo avessi qualcosa con cui difendermi. Questa è la sua arma, è grossa quanto una casa. La lampada vuole parlare con te? Ho letto bene? Non riesco a camminare dritto. Con quel pistolone in tasca. Molto bene. Ora ho quello che mi serve per viaggiare indietro nel tempo e ricostruire la storia. Quindi che facciamo? Non fai nascere Renzi, Berlusconi, Prodi e già che c'è sta, manca Meloni? Con quella sostanza della mia macchina posso andare indietro di circa 1000 anni nel tempo. Ok. Nonno, per favore, non fa stronzate con questa macchina del tempo. Non mi schianti i miei piani, ragazzo. Avrò finalmente il rispetto e il riconoscimento che merito. Ma cosa vuoi fare? Tornando al passato? Prenderò possesso di un pendente arcano che racchiudeva i poteri sconosciuti. E quindi come fa a conoscerli? Era ritenuto dalla famiglia reale di Aquala un modo per dimostrare il suo potere. Ah, beh, certo, cambiare tempo semplicemente dominando il mondo. Con questo ciondolo legato all'anima degli mortacci sarò considerata una divinità, ok? Nonno, nonno, nonna. Tutti si inchineranno, meglio davanti a me, dominerò tutto e sarò rispettato. Sarà un piacere vivere nel Medioevo, questa volta essendo un imperatore dell'antico regno di Agar, ho capito che vorrei dominare. Ma nonno, io e te savi del culo, come dice la buona e cara Solarella. Che cosa accadrà al mondo se è passato per H? È tutta la vinda al culo. Sarà un peso. Ma che gentile. Che nonno premuroso. Io vorrei arrivare al gameplay però del gioco per farvelo vedere.
Finalmente sono a casa, pensavo di morire. Ora le mie sostanze sono nelle mani di un pazzo che può cambiare la cronologia anche in giornata pazzesca. Qualcuno ha dipinto il mio muro con lo spray. Ah, bello! Quest'arma è molto interessante. Si chiama Mega, fatta dallo stesso Isaac. È scritto così, mi fa venire bolle, mi fa venire orticaria vedere Isaac scritto così. Comandi di gioco, Z invio pulsante di azione, accesso al cellulare di Enzo, accesso al menu convenzionale. Fotocamera, scatto un selfie e lo fai, ok, comandi al cellulare qui. Oh, avete già tutte le palle, fatemi giocare. Oh, vi volevo vedere il gameplay che è importante. Appare dopo, non è che appare, già stava là dopo, però fate un conto dell'energia di sto socio. Viso. Che vuol dire viso? Gli diamo un bacetto. Attacco, competenza, limito di ferro. Attacco. A te, a topo. Evaded. Cioè, l'ha schivato e ci ha dato un colpo di coda da 64 HP. Attacco. Topo. 134. 45. C'ha una coda, c'ha una frusta. Attacco. Topo. 140 e 138 è ancora vivo. Cioè, in pratica il topo c'ha tipo 300 HP. Non era un topo, ho ammazzato il maestro dei tartarughe ninja, ho ammazzato. Ma poi leva un pochino troppo con colpetto di coda sto sorcio. Appare dopo, vai, attacca dopo. 127. 65, cioè, 65, ma che... Ma questo non ci sta attaccare la coda, ci sta a menare, Splinter. Sai tante cose, se avete visto, siamo arrivati a 300 HP e il topo non è morto. Cioè il topo ha più di 300 HP. E se il topo c'ha più di 300 HP, voglio sapere, è il primo mostro che becco, quanto ci avrà l'HP. E la cosa mi spaventa parecchio. Allora, il gioco di per sé è bello, non è malvagio. Cioè, è un gioco indipendente molto carino. In tipo si parla solo dell'attacco dei robot di Ice che mi hanno tenuto in ostaggio. Sembrava che io sia diventato famoso. Sembra. Cavolo, sei appena scampata da morte per un filo. Voglio viaggiare indietro nel tempo. Un sogno per cui ho lavorato tutta la mia vita con le mie formule di laboratorio. Lui vuole rubarmele. Enzo, Isaac. Cosa vuole tornare indietro nel tempo? Willy. Io che ne so, il nonno dell'Enna è pazzo. Ma allora che arma pazzesca è questa? O sei solo felice di vedermi? Deve essere l'arma che ha lasciato cadere nella tasca quando è scappato, l'ho tenuta nascosta. Oh cavolo, ora puoi sparare la testa a qualsiasi stronzo che ti incrocia la strada. È un Omega, un'arma estremamente potente, utilizza un fascio di elettroni per colpire il bersaglio, interessante. Ma sì, sarà bello sparare a tutti gli stronzi che provano ad affrontarmi. Che stanno sul mio cellulare, Lenna chiede urgentemente aiuto a casa sua. Lenna è in pericolo. Questo è quello che mi ha detto qui al mio cellulare. Vive con Isaac, quello c'è, se è nonno. La mia occasione adesso per fare le robe per conquistare il nonno dei sogni. Assolutamente ragione, andiamo. Beh, rischiare la vita per una trombata c'è sta tutto, eh. Prendi solo un bastone. Che metti che non c'è basta. Facciamo un altro incontro e poi credo che il gameplay possa terminare qui, perché ho sempre detto che il mio interesse non è portare 388 ori, non oro, ori con la i. Appare topo. Vai. Tutti attacca a topo. 2.14. 2.14 e 26. Cioè 2.14 e 26 sono 2 e 40 quasi. È ancora vivo sto topo. 2.40. Cioè 4. Tocca arrivare a più di 400 HP. Tocca arrivare a un topo, capito? È un topo con la corazza, eh. Non è un topo, è un carro armato, eh. Vediamo, 2.17,
e 73 su 2,40. Intanto il topo ci sta a ammazzare, eh? Tanto il topo ci sta a fare un culo come un secchio. Pien topo. Quanto sono incazzati qui sti topi, eh? Incazzati come gli iene, non so topi. Raga, più del 300 ha capito che le va più in topo. Lo so, sto ripetendo sempre le stesse cose, ma è veramente ridicolo, si può dire. Andiamo, questo è l'ingresso operatorio. Per coincidenza la canna. Per coincidenza, la casa di Len è vicino. È qui vicino qui. Pensavo che era qui vicino lì. Amico, la situazione sta diventando pericolosa. Dopo che ci hanno dato le pizze ai topi? È davvero un laboratorio qui? Assolutamente no, un parco divertimenti. Mi sta più a per culo. Naturalmente è un laboratorio, probabilmente di Isaac. Ma se, scusate, ma se Isaac vive qua, cioè siete venuti qui, lo sapevate che era di Isaac, no? Cosa ci facciamo qui? Andiamo. Cosa ci facciamo qui? Sei te che mi ha detto danno aiuto a Lenna? Poi ti chiedi che ce facciamo qui. A te i capelli. C'è attacco, c'è scoperta, fa male, frate. Che okay, dai, andiamo. Dovrei rompere questo telefono in due, così non potrei chiedere ulteriore due per sconfiggermi i piani. Per favore, non farmi niente, nonno. Non volevo farti del male, volevo solo aiutarti. Voglio aiutare. Allora muori. Vuoi aiutare. Basta, Isaac. Enzo, Willy, cosa stai facendo nel mio laboratorio? E ci sono entrata, la porta lasciata aperta. Non ti permetterò di trattare Lenna come spazzatura. Lei è tua nipote, non lo vedi? Casomai non te lo ricordi. Non sai con chi stai scherzando, non parlando, scherzando. Andiamo Enzo, basta con quel nausea, questo si sta a cagare a mano. Giusto. Ebbene. Ma attaccherai? Come no? Adesso, cioè, non poteva chiudere prima, chiuso adesso, ha chiuso. Che ci vuole? Guarda come ci menano questi, eh. Tutto sommato sono belle le colonne sonore, devo essere sincero. Il gruppo di Anzi è stato sconfitto, ma ha fatto combattere contro Robocop 2. Prendete questo, che ci ha dato? Va bene, Tacnon, Tron, Fox, entrate, Fox chi è? Ah, il terzo robot, ok. Eccomi, Medioevo. Pensavi di potermi fermare, mostruoso insolente. Bomba orologeria attivata. Cronologia sta riattivata. Sa due minuti che il suo laboratorio c'è sta di esistere, verrà ridotto in cenere da... Ah, che palle, quanto parli, nonno. Attiva sta bomba e basta, tanto dobbiamo seguirli. Come dovremmo tornare al presente? Non lo so, ma andamosene. Questa è la mia occasione. Lenna, vieni con noi, altrimenti... Adesso, e cosa due, o rimanete qui e scoppiate o scappate. Quindi credo che la seconda cosa sia più opportuna. Golla Kipiement, ok, fatemi leggere magari. Time Traveler. Oh, ed eccoci qui al Medioevo. E al Medioevo c'era stavano le casse, ovviamente, dorate. Perfetto, allora, ragazzi, io direi, intanto vi faccio vedere... È tipo il un po' sulla falsa riga dei primi Final Fantasy. Detto questo, ragazzi, io penso che il video possa terminare qui. Non andrò oltre perché, come voi sapete, First Look do soltanto una prima occhiata a quello che è il gioco. Io vi ringrazio di aver visto questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao ragazzi e buon Isaac.